Una bella manifestazione qui oggi a Dozzegna per i 150 anni della nascita di Matteo Trucco. Esatto, abbiamo voluto ricordare questo nostro concittadino di, come possiamo dire, di acquisizione, perché in effetti lui è nato in Francia da una famiglia di origine della Val Chiusella. Il papà era un emigrante, anche se possiamo dire emigrante tra virgolette di lusso, perché non partiva certo con la valigia di cartone, ma partiva già con dei contratti ben precisi proprio per nel campo delle costruzioni, eccetera. Ritornato in Italia, la famiglia Matteo Trucco si è stabilita a Dozzegna, hanno acquistato due cascine, una al santuario, presso il santuario del Madonna del Bosco, e l'altra la cascina Marena, che è a distanza circa 1,5 km dal santuario. E pur lavorando a Torino, ovviamente proprio legato soprattutto all'attività della Fiat eccetera, comunque aveva eletto Dozzegna come punto di riferimento nei momenti di riposo e poi quando ha cessato l'attività, anche se era sempre disponibile a tutte le chiamate della Fiat. Oggi qui tantissime auto storiche in esposizione. Sì, molte, e abbiamo proprio chiesto al Veteran Car di Torino che portassero anche, non dico tutte, ma anche delle auto uscite dal Lingotto, visto che soprattutto il nome di Matteo Trucco è legato a quello che è il suo, possiamo dire, il suo capolavoro, perché in effetti ancora adesso è un bellissimo esempio di architettura, passata dall'architettura industriale ad attività più di tipo sociale, come abbiamo potuto vedere.